Ciao a tutti, cari amici amanti del Giappone, sono sempre qui a Ueno e come vi avevo preannunciato prima sono all'interno del parco di Ueno e, per farvi vedere che cosa c'è qui in questo parco enorme. Adesso io prima ho fatto un giro di perlustrazione perché non lo conoscevo, quanto è la prima volta che vengo qui, e adesso faccio un filmato dentro e vi farò vedere com'è fatto questo parco e che cosa c'è qui. Intanto io sto facendo questa passeggiata lungo questo viale, ovviamente è un parco, quindi lì c'è una struttura che dovrebbe essere un'entrata di un museo. E oggi è sabato, quindi c'è molta gente, infatti è pieno di gente. All'ingresso per entrare qui, che è proprio davanti alla stazione dei treni, c'è proprio... come arrivano i treni, c'è la folla che entra qua dentro a vedere questo parco, che è molto bello. Adesso io rifaccio esattamente il giro che ho fatto io e vi faccio vedere come è fatto questo parco. Il video lo divido in due parti perché è grande e non vorrei che poi su YouTube non mi viene caricato, perché sarà poi molto grande. Allora, arrivati qui c'è già il primo museo. All'interno di questo parco ci sono molti punti dove trovate delle mappe, dove vi fanno vedere dove siete, dove vi trovate e dove sono i luoghi di interesse. Qui ci sono molti musei e soprattutto c'è lo zoo di Ueno, dove potete ammirare il panda che è il loro simbolo, il loro animale simbolo del Giappone. Questo è un museo che si chiama The Ueno Royal Museum. The Royal Ueno Museum. Qui probabilmente lì si entra e qui probabilmente vi fa vedere che cosa si vede dentro. Ci sono dei volantini. Bene, adesso questo è il primo museo. Faccio vedere un po' attorno. Proseguiamo di qua. All'interno ci sono anche molti templi in stile giapponese, molti simboli giapponesi. Allora, di qua io proseguo da questa parte. Questo che cos'è? Questo non l'avevo visto. Allora, salgo qua un attimo che vi faccio vedere questo, che non l'avevo ancora visto, mi è sfuggito prima. Vediamo un po' che cos'è. Ah, è un monumento ovviamente tipico qui del Giappone. Uno dei tanti. Scendiamo. Questa è una piazza e da lì dovrebbe esserci un'altra entrata. E dunque, allora io scendo di qua. Quello è un tempio, è uno dei tanti che ci sono qui nel parco di Ueno. Fuori ci sono dei cartelloni, non so se sta a significare, sta a spiegare cos'era, come si usava, come veniva usato all'epoca. Questo non ve lo so dire. Kiyomitsu Kannon-do. Bene. Molto carino, pieno di gente. C'è il classico gong con la corda a tirare. Non salgo su perché è pieno di gente, che è quella che vedete lì che pensa, quella è la corda, e davanti c'è un gong. Bene. Scendo giù. Cerco di non inquadrare in faccia le persone che mi passano davanti perché probabilmente non fa piacere.
quello è il tempio che vi ho fatto vedere prima, dove c'era il gong, da qui si vede. Bene, scendiamo giù. Queste sono le mappe che trovate disseminate lungo il parco, dove ci sono tutti i punti di interesse. Questo è un lago, ovviamente, ci sono tutti i punti di interesse. Qua viene spiegato dove sono e dove raggiungerli e come raggiungerli. Andiamo giù. Scendo giù da questi gradini. Vado giù. Io sono caldo. Ce l'ho fatta. Qui c'è una strada che divide il parco. Questa è una strada normalissima, divide il parco, e di là, da quelle, di là c'è il lago. E ora vi faccio vedere, sperando tenga la mia batteria della macchina fotografica, perché è mezza scarica. Spero di arrivare fino in fondo e salvare il video, se no lo dovrò rifare. Bene, è verde e possiamo andare avanti. Allora, qui c'è un'altra mappa, come potete vedere. In fondo ci sono palazzi, perché lì finisce il parco, che ovviamente i grattacieli non se li fanno mancare. Qui c'è un'area dove si può mangiare, con delle bancarelle che offrono prodotti tipici che cucinano qui in Giappone, pannocchie, pasta, polpettine, banane al cioccolato. Questo non so cosa fa, perché non c'è niente. Questo è il laghetto che vi dicevo prima, però è diviso in due. Qui ci sono queste piante che escono fuori, anche di qua. Lì ci sono pescioni affamati, guardate, ce n'è uno lì, ce n'è un altro lì. Bene, vado avanti. Qui ci sono altre bancarelle dove si può mangiare qualcosina. Guardate qui, questa è una tradizione giapponese, praticamente se ti bagni con quest'acqua ti dovrebbe portare fortuna, almeno così dicono qui. E l'ho visto fare molte persone, ho visto che hanno provato a farlo, io non l'ho fatto perché non è che credo a queste cose. Qua ci sono dei monumenti, dei monumenti tipici di qua del Giappone. Qui c'è la statua del Buddha, perché come sapete i giapponesi sono buddisti. Qui c'è un altro tempio, non entro perché è pieno di gente, comunque anche piccolo. Bene, proseguo la mia avventura. Anche qua monumenti, spero mi regga la batteria, perché sennò lo devo rifare. Qua continua il laghetto con le piante che escono fuori. E adesso di qua, e poi chiudo il video, lo salvo, c'è un'altra parte, un altro laghetto dove si può andare con un battello. Qui potete pagare, potete prendere o la barca remi o un battello a pedalò e potete farvi un giro. Qua ci sono altre bancarelle dove si può mangiare. Guardate quante paperelle. Andiamo avanti. Qui è l'ingresso per poter prendere il battello che vi dicevo prima. Viene 600 yen con la barca, 600 col pedalò e 700 questa forma di papera. Vi faccio vedere ancora questo pezzo. Qui c'è un'altra mappa, qui potete vedere appunto, come vi dicevo, sono disseminate lungo il parco, vi fa vedere tutti i luoghi di interesse.
Questo è il lago che dicevo prima. Potete prendere una di queste barche e farvi un giro qui. Ora faccio una panoramica qui attorno. Qui ci sono palazzi, perché da lì in poi comincia, finisce il parco. Lì ci sono, c'è la zona residenziale. C'è qualcuno che ne approfitta per fare un po' di ginnastica. Bene, e dal vado fino lì e poi vi saluto. Vi faccio vedere ancora il laghetto. Ho due persone davanti, ma io salgo lo stesso. Bene. Questo è il lago, visto da vicino. Lì in fondo c'è la zona residenziale di Ueno. Bene, per ora vi saluto con questo primo video. Dopo farò il secondo video cambiando la batteria della macchina e vi farò vedere dove c'è lo zoo di Ueno, tutta l'altra parte del parco. Per ora qui dal parco di Ueno vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao e viva il Giappone! Ciao ciao!